un'ingiustizia alla memoria di quei soldati caduti. Il 29 agosto di 707 anni fa, durante la battaglia di Montecatini, era l'anno 1315, oltre 10.000 giovani soldati, secondo la cronaca del Machiavelli, morirono nella nostra valle, esattamente negli stessi luoghi dove oggi noi viviamo, guidiamo e lavoriamo. La battaglia fu combattuta tra le città di Pisa e Lucca contro una coalizione di forze delle città tra cui Firenze, Siena, Prato e Pistoia, con l'appoggio degli Angioini di Napoli. Gli scontri più violenti avvennero tra l'attuale Montecatini Terme, nella zona del torrente Borra, nei pressi dove ora sorge l'Esselunga, e l'attuale Borgo Abbugiano, lungo il torrente Cessana, Santa Maria in Selva. Purtroppo questo evento non merita i ricordi delle persone, dei comuni, degli enti che dovrebbero ricordarlo. Addirittura lo scontro principale che avvenne sul fiume Borra portò per giorni le acque rosse verso il Padule, cioè il Padule si era arrossato del sangue dei soldati caduti. L'idea venuta a Fabrizio Scatizzi, eclettico studioso, si definisce solo curioso, appassionato di storia, è quella di realizzare un cippo commemorativo. Come minimo sarebbe auspicabile che le autorità prevedessero a costruire una lapide al ricordo di questo evento. Per il 700° anniversario di questa battaglia nel 2015, in quell'occasione tra l'altro fu chiamata anche lei a dipingere il cencio del Palio che si svolge a Montecatini Alto, tra l'altro un una tantum che avvenne, no, per questa ricorrenza. Esatto, fu l'unica in effetti, fu l'unico contributo al ricordo dell'evento della battaglia di Montecatini del 1315. Pochi forse sapranno, e questa è un'altra curiosità che ci rivela Fabrizio, che quasi 500 anni fa, era l'11 luglio del 1554, ci fu l'assedio e la distruzione del castello di Montecatini. Furono abbattute oltre 2 km delle mura, 6 porte di accesso, 25 torri e 800 edifici. La ricostruzione grafica del castello di Montecatini con le sue possenti mura e le sue torri, come doveva apparire la vigilia della battaglia, che vediamo nelle immagini, è realizzata dallo stesso Fabrizio Scatizzi. Il castello di Montecatini era veramente spaventoso ed era splendido. Chiunque si affacciasse in Val di Nievoli in quel periodo, ecco, vedeva stagliarsi sul monte questa fortezza che impressionava veramente. Ecco, dopo la battaglia di Montecatini, dopo più di 200 anni, riuscirono i medici, dopo un assedio lunghissimo, di distruggere. Distrussero tutto, lo rasero al suolo. Si salvarono soltanto pochissime torri e una soltanto e una porta soltanto. Qual era la porta? Porta al Borgo, se non vado errato, non sono uno storico, sono soltanto un appassionato e curioso, però non vorrei dire. Mi sembra Porta al Borgo, è l'unica porta che è rimasta. Diciamo che in quel periodo Montecatini, vedendola da lontano, si vedevano le mura e le torri e non quella struttura che adesso è ribattezzata Ecomostro, che appunto si staglia un po' sulla valle. Assolutamente, doveva essere uno spettacolo veramente straordinario, che ricordava forse vagamente l'attuale San Gimignano o superiore, ecco, come numero di torri. Si parla di 25 torri, quindi insomma era una cosa molto molto importante.